Grazie, buongiorno a tutti. E naturalmente io non posso che esprimere la soddisfazione della conclusione di questa parte dell'iter, perché naturalmente approvare la legge delega sul lavoro, il Jobs Act, e approvare completamente tutti i decreti previsti entro i 6 mesi che la delega consegnava al governo per concretamente attuare la delega, beh, io credo possa essere considerato un risultato importante in sé. Per quel che riguarda i controlli a distanza, qui noi avevamo una situazione di fatto che la vecchia normativa riguardava solo gli impianti fissi, le telecamere che osservano un luogo o una linea. Non c'era nessuna normativa riferita specificamente agli strumenti di lavoro, quelli che classicamente oggi usiamo, da un tablet a un cellulare e avanti questo passo. Cosa diceva la vecchia normativa? La vecchia normativa diceva che per installare l'impianto serve l'accordo del sindacato oppure l'autorizzazione dell'ufficio del Ministero del Lavoro territoriale. A fronte di questa condizione, le immagini che erano registrate eventualmente da questi impianti, se potevano essere usate o non usate per vicende di tipo disciplinare, sostanzialmente era un tema che veniva rimesso al magistrato. Cioè, non c'era una norma che diceva in assoluto si fa o non si fa. Siccome non c'era una norma che in assoluto diceva si fa o non si fa, era, come posso dire, il magistrato che decideva se era ammesso o non ammesso. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una norma che si estende nell'intervento agli strumenti di lavoro, quindi tablet, telefonini e avanti questo passo. Abbiamo dichiarato che l'utilizzazione di queste informazioni può essere fatto solo nel rispetto delle normative della privacy. Planetari, se così possiamo dire, lo farà con la serenità di avere una macchina che dopo un momento, diciamo, difficile ha saputo dare il senso di una profonda discontinuità. E quindi io credo che questo sia il lavoro che ci aspetta, lo faremo, ripeto, nella massima collaborazione, ma mi premeva dire che questa collaborazione non è nata il 27 di agosto, ma è nata il 3 di aprile, quando io mi sono insediato e quando in questo palazzo, con questi signori, ho sempre avuto non solo la massima collaborazione da parte loro, ma la massima sintonia rispetto alle cose serie da affrontare e